Bene, salutiamo Davidino. Ciao ciao, riprendiamo con i ragazzi di Rovello sul 57-32. Arbitro, non ridere per favore. Ci siamo. Riprendiamo con Davide Botti, Nicolas, Lollo e Ricky Rosa. Ricky che va subito a giocare, sono in zona. Palla deviata, ma nessuno ammette di aver deviato il pallone, era palese. Possiamo andare con l'instant replay di Piero. E allora De Prati per Radaelli, gira il pallone, poi ancora per De Prati contro Lollo. Casati contro Botti, si gira molto bene, corto il tiro di Casati e poi via, corriamo veloci con Lollo che sbraccia Nick. Davidino, arresto e tiro, siamo troppo veloci. 59-32, vediamo se riusciamo ad arrivare alla tripla cifra questa sera, l'obiettivo è arrivare sul 100. Va in penetrazione e poi Davide va a rubare il pallone, a farla cadere fuori dalle mani di Radaelli. Rimessa dal fondo, 11 da giocare, ancora De Prati per Radaelli, un ottimo scarico e poi fuori per Casati, corto ancora, un tuffo da parte di Casati, Lollo, scarico per Losa, per Botti sotto, molto bella l'azione, stoppato da Bucossi, ancora lo scarico fuori per la bomba un po' improbabile del numero 13 Bucossi. Davidino Terraneo si gira, scarica per due giocatori di Seregno perché Botti nel frattempo era andato via, è andata bene, è uscita la palla, rimette Losa, doppio blocco, Nicola sblocca per Lollo, invece la palla va fuori per Botti, per Lollo, Losa, spinto fuori, Davidino, Botti, sportella, scarico per Lollo, sotto per Nicolas, Losa, tiro a gambe larghe che non va dentro, 5-9-3-2. Ormai è Lollo che ruba palla e viene fischiato fallo. Lollo, qui resta in mano il pallone, ma secondo gli arbitri è fallo, non concedono i tiri liberi, anche se è in strapenetrazione. Quindi io avrei dato sicuramente due tiri liberi. Rimessa di Radaelli, De Prati per Bucossi, scusate, per Gianotti che realizza i primi due punti del basket Seregno. Rosa per Lollo, assist da beach volley, corto la bomba di Lollo, è corta. Allora penetrazione in sottomano accompagnata di sinistro da parte di Riccardo Bucossi. Ancora Davide per Lollo, per Davide ancora, sotto per Botti, fuori per Ricky Rosa. Ricky Rosa che va in un angolo ad infilarsi. Minuto di sospensione, Manuel un po' nervoso dalla leggerezza dei suoi giocatori. Ho sentito un qua un po' forte. 5-9-3-6, 2 minuti e 40 già giocati in questo terzo quarto. Ricordiamo gli ufficiali di campo che sono Tea Morello e Stefano Gerosa che vengono da Como, e i due arbitri che sono Baroni e Gaifani invece che provengono dalla Federazione di Milano. Per chi non lo sapesse, quest'anno i playoff saranno composti dalle squadre che arrivano dal secondo all'ottavo posto
di questo girone, l'ultima retrocede direttamente e le ultime tre faranno i play out per il girone di recupero per restare ancora in categoria. Si parla l'anno prossimo di una C Gold e di una C Silver, come pure in serie che è la vecchia A2. Losa, Botti, taglio per Nicola Sporro, fuori per Lollo e poi infrazione di 24 secondi. Infrazione di 24 secondi che nessuno ha sentito, gli arbitri non hanno fischiato, si lottava a rimbalzo inutilmente. Il tiro di Lollo è partito dopo del suono della sirena. Intanto Gianotti dà fastidio al suo playmaker, gira e fa passi di partenza il numero 69 Radaelli, deviazione di Davide Terraneo sul passaggio di Radaelli per Mattia Casati, ancora un assist in centro e poi passi passeggiati da parte del numero 13 Bucossi. Attendiamo l'ingresso di Coreggia che ha ben figurato nei primi quarti. Ancora Davide per Lollo, per Botti, fallo su Botti non fischiato, poi arcobaleno e dai ancora il polipo. Nicolas che va a schiaffeggiare il pallone per un extra possesso. Davide che è andato a realizzare ma ha fischiato prima un fallo e quindi siamo ancora sul 59-36. Losa per Davide, per Lollo, sono a zona, fuori per Nick, per Davide, Botti, Losa va in mezzo al campo, arresto e tiro e fallo fischiato, dubbio questo fallo del numero 69 Andrea Radaelli. Due liberi per Ricky Losa. È solo rete il primo libero di Ricky. Secondo libero ci porta sul 61-36. Allora Radaelli ancora che porta palla contro Davide, passa su tre blocchi, ancora in uno contro uno, va molto bene in penetrazione, non fischiato un fallo che ci poteva stare. Ancora Davidino per Botti, ancora per Davide, Lollo fuori, finta alla bomba Lollo, poi libera Riccardo Losa, sotto per Nicolas, fuori per Davide, ancora extra possesso per Lollino, corto e poi extra possesso doppio e poi non va e Botti fa un fallo ignorantissimo, si appoggia su Radaelli e commette il secondo fallo della squadra ed è il secondo fallo anche per lui personalmente. Ancora De Prati contro Lollo che sportella, va via, poi la scarica per il centro, Nicolas lo ferma con una mano sul pallone, secondo gli arbitri è fallo. Intanto viene fischiato il blocco irregolare a Nicolas, due liberi per Riccardo Bucossi dell'82. Il primo libero è il punto del 37, si prepara allora per entrare in campo numero 18 Stefano Coreggia e il secondo libero è lunghissimo, recupera il rimbalzo Davide Terraneo e trotterella verso il canestro. Losa, Botti per Davide, fuori per Lollo, ancora per Losa, per Botti, no invece no, ritorni indietro il pallone dalla parte di Lollo, la perdiamo e cambiamo allora. Cambiamo qualcosa, togliamo Nick e mettiamo Barbizan e loro tolgono il giovanissimo De Prati
Rientra in campo il numero 18, Stefano Corengia. Cerca di perdere il pallone Radaelli, ma non ce la fa. Allora Losa contro, un ottimo tiro messo in faccia da Davide Gianotti. Lollo ancora per Davide, sotto per Botti, fuori per Davide che prova un arresto e tiro che non sa fare. E ancora allora Lollo amministra il pallone. Davide dà la palla a Barbizan, un po' di confusione. Toglierei anche Davide Terraneo, che sta facendo un po' di casino, che va a passare su Barbizan. Quinto fallo già alla metà del terzo quarto. Quinto fallo del numero 18. Difficile condividere la bontà di questo quinto fallo. Un po' improbabile. Allora Davide per Losa, ancora per Davide, sotto per il Botti, si gira, si volta, ancora Losa, ancora un passaggio di troppo, non segniamo mai così. Lollo allora cerca di rubare il pallone, ruba palla e viene fischiato il fallo a Lollo. 6-1, 4-0, siamo in bonus, abbiamo smesso di segnare. Piero, i 100 punti anche stasera mi sa che non li vediamo. Questi qua stanno facendo cagate in campo. In penetrazione intanto per andare sul meno 19 per Andrea Radaelli. Dobbiamo cambiare qualcosa perché così non funziona. Barbizan, oh, finalmente Barbizan con la sua manina morbida va a mettere il punto del 63. E ancora Lollo, ed è rimessa per i nostri. Esce Lollo, giustamente Gianotti dice di chi è, boh, non si sa, ed è minuto di sospensione. Intanto così gli arbitri riescono a decidere di chi è il pallone. Espulso, clamorosa espulsione per il numero 69 Radaelli. Arbitraggio veramente folle a questo punto. Espulsione di Radaelli per aver detto di chi è la palla. Veramente, veramente incredibile l'espulsione. Si prende anche un applauso. Due belle giornate per Radaelli. Condivido l'applauso di Radaelli, l'avrei fatto anch'io sicuramente, perché è una decisione veramente ridicola quella degli arbitri che sul più 21 cacciano fuori uno così a gratis. Ma riprendiamo con allora l'espulsione del numero 69, che ci darà un tiro libero e il possesso. Così hanno deciso di chi era la palla. Tiro libero che verrà battuto da Losa, e poi possesso. Rientra Lollo per noi, va a battere Losa che dovrebbe essere un buon realizzatore, e invece no, il primo libero è fuori. Secondo libero è fuori, quindi rimette Davide qui da metà campo per Sugar. Losa per Botti, il tentacolare numero 13 recupera il pallone, va veloce per il contropiede,
scarico sotto per il numero 44 che appoggia il ferro, Matteo Farina, ma non va, e allora ancora Sugar per la palla di Davide, per Botti che cerca di farsi largo, ancora Davidino in uno contro uno, passa la palla dietro la schiena, poi Botti si protegge con il corpo, non va, Barbizan con un pugno si liberano del rimbalzo. Ancora allora Casati sotto per il taglio di Casati, deviato molto bene da Davide Terraneo, passaggio di Bucossi un po' telefonato, 8 secondi per giocare ancora i ragazzi di Seregno, bomba che non va e recupera Botti il pallone e poi Barbizan vola verso il canestro, si ferma Lollo, ancora Barbizan, fallo del numero 44 Matteo Farina, sono due tiri liberi per blocco irregolare di Matteo Farina. Mario, vai a chiudere la porta. Mario, vai a chiudere la porta. Buono il primo libero di Barbizan. Posso andare di corso? Vai, vai. Buono anche il secondo. No, sputato dal ferro. E poi in cambio, oh, finalmente Federico Bianchi. Fede Bianchi. Numero 19 contro il lunghissimo numero 13. Poi ci vanno in due a rubare il pallone. Contesa e rimessa per il basket di Seregno, che ha 9 secondi per giocare questo pallone. Riceve, è bravissimo, riceve molto bene il nostro Losa. Andiamo in contropiede. Fede Bianchi fuori per Sugar. Sportellato Sugar. Davide Barbizan sotto per Losa, fallo su Losa. Ah, peccato, l'iniziativa era veramente buona di Losa. Libero, due tiri liberi per Ricchi. Rientra il pivottone di esperienza Paolo Longoni ed esce il numero 13 Bucossi. È bravo Losa, primo libero. Secondo libero di Losa. Solo rete, cambio anche per i ragazzi di Seregno che fanno entrare il giovanissimo numero 00 Alex Quarry del 91. Riceve subito il pallone Quarry, tenuto caldo caldo in panca fino a un minuto dalla fine del terzo quarto. Arresto e giro e tiro intanto di Davide Gianotti, che va a mettere a segno il suo 15° punto. Davidino ancora per Davide, per Sugar, ancora Sugar sotto per Barbizan, c'è sotto Federico Bianchi da solo, eccolo servito, butta la palla fuori per Losa che tira malissimo. Poi Davide che scaffeggia il pallone. Facciamo rientrare Mosca ed esce Ricchi. Buona partita di Mosca. Ancora Gianotti. Quarry. Finta di tiro di Farina. Poi accompagnato gentilmente per terra il numero 28 Paolo Longoni, che sembra che sia inciampato da solo, come dice l'allenatore di Seregno. E allora va ancora, sono passi non fischiati, l'allenatore si arrabbia un pochino, fallo tecnico per l'allenatore
che ha chiesto infrazione di passi. Sta cercando di farsi espellere. L'allenatore è abbastanza arrabbiato, effettivamente. 6-7-4-4 intanto per i ragazzi di Manuel Ciglio. Secondo libero di Sugar, buono. Un altro libero per il fallo tecnico. E andiamo su 69. E Davidino aspetta la palla per rimettere ancora un minuto da giocare in questo terzo quarto. Federico Bianchi che cerca di perdere il pallone ma non ce la fa. Salute dottoressa. Dottoressa con poca salute, direi. Giro e ricciolo di Barbizan. E poi sportellata di Gianotti, che poi va a realizzare il canestro in penetrazione. Buono il canestro, fallo del numero 15, Davide Terraneo. Tiro libero supplementare, 69-46, che possono diventare 47 se realizza. Ed eccolo qua, il numero 47 per Davide Gianotti. Ancora Sugar per Federico, ancora Sugar per Moscatelli, ancora Sugar, va in mezzo per Davide, sgambettone, schiaffone, schiaffone sul naso e le scuse naturalmente del fallo da parte del numero 44 Matteo Farina. Pensavamo già che la dottoressa sfoggiasse il suo completino in campo, invece no. Libero di Davidino che ci porta sul 72, 31 secondi ancora da giocare, partita ormai chiusa. Peccato. Fuori per Longoni, Casati, buon giro e tiro che non va, e poi buono il canestro di Casati, un altro fallo, fallo del Federico Bianchi, primo fallo per lui. Libero supplementare e 50 il basket di Seregno, 10 secondi da giocare in quest'ultimo quarto. Moscatelli va in penetrazione, scarica sotto per Barbizan che gioca molto bene e ci porta su 74. Bombissima che quasi va a canestro. E ci prepariamo per questo ultimo quarto dell'anno sulle nostre frequenze di Piero da Saronno. Vi ricordo di diventare amici di Piero da Saronno Only for Friends per vedere tutte le nostre partite e tutte le cose che Piero pubblica su Facebook. Andiamo a giocare quest'ultimo quarto, poi vedremo di sentire un po' l'allenatore di Seregno che si è accalorato alquanto durante le sue esclamazioni quando qualche decisione arbitrale è stata contraria alla sua squadra, oserei dire talvolta anche ha ragione. E poi sentiremo, vediamo se riusciamo a portare Emanuel in quest'ultima partita dell'anno sul campo di Rovello. Riprendiamo con il basket Seregno sul 50. Riprendiamo finalmente con Andrea Bosa che è entrato al posto di Davide Terraneo, con Moscatelli che ci dà la schiena, con Sugar Del Piero che va a prendere la rimessa. Giocano a zona, una zona 3-2 molto bella da giocare quando si ha una percentuale di piccoli molto grande. Boss, arresto e tiro molto morbido, va a Barbizan a recuperare il pallone, poi Moscatelli la ricarpisce. Sugar da parte qua, eccolo qua Sugar, 7-6 Boss. Ah, peccato, si tuffa e poi scivola Casati, intanto che i suoi compagni sono già tutti in attacco. Sotto per Longoni contro Barbizan, grande
e poi giocolieriggio dei giocatori che non riescono a conquistare il pallone, non riescono a tenerlo in mano, e quindi è rimessa per i ragazzi di Cereño. L'ultimo a toccare è stato Sugar. Con Longoni contro Bianchi, ancora Longoni, un ottimo tiro preso molto bene da Davide Gianotti, ma che non va dentro. E poi Moscatelli che la dà a Boss, sotto per Barbisani, in mezzo a Cento, fuori per Federico Bianchi. E poi Boss con grande astuzia va a prendere il rimbalzo, segna di sinistro, si protegge con il corpo e va sul 76. E poi fallo, fallo di Andrea Bosa che stava curando, mentre il Mattia Casati entrava con il gomito a cercare di fare spazio. Esce Mattia Casati e rientra il numero 91 Roberto Pigoli. 7-6-5-0. Rimettiamo, Bosa esce, Mosca contro Gianotti, raddoppio su Gianotti, buonissimo intervento di Barbisan su Longoni. E poi il numero 91 ci castiga Pigoli. 76-53, ancora Boss, ancora Boss in uno contro uno, non fischiato il fallo su Andrea Bosa, una bella ginocchiata, passi di partenza, passi di partenza tutta la vita. Sugar ancora, ancora Barbisan sul fondo, Moscatelli per Sugar, ancora Moscatelli, ancora Andrea sotto, gioca Barbisan e Moscatelli sotto, Sugar da tre, ah peccato. E poi non si chiamano la palla i ragazzi di Cereño, extra possesso per noi. 14 secondi per terminare questa azione. Sugar è qua fuori ad aspettarla, fuori per Andrea Bosa, sotto per Barbisan, per Federico Bianchi che in sottomano finalmente riesce a realizzare anche lui i suoi primi due punti. Andiamo a pressare con Andrea Bosa e Moscatelli. Gianotti, stoppone di Moscatelli e poi Bosa temporeggia, 3-2, ah peccato, abbiamo perso l'attimo. Ancora Bianchi, scarica fuori per Moscatelli, per Sugar, uno contro uno di Sugar, fuori per Andrea Boss, punta di piedi e bomba di Boss, che questa sera è in particolare forma. 8-1-5-3, tiro in punta di piedi di Boss. Longoni, fuori per Gianotti, ancora un'altra rubata di Moscatelli. E poi fallo di Moscatelli dopo aver rubato molto bene. Buttiamo veramente un ottimo recupero in difesa. Cambio, rientra Carcereri De Prati, Simone del 95. Esce il miglior realizzatore della sua squadra, Davide Gianotti. Subito palla a lui e subito Moscatelli che recupera. Grande difesa di Mosca. Sugar per Mosca, per Federico Bianchi. Oh, finalmente anche la bomba. Stasera abbiamo trovato chi paga da bere. Fede Bianchi. Ancora Boss, grande difesa. Bravo Federico Bianchi per Boss. Si ferma adesso, va in mezzo a 4, Sugar, Mosca per Fede Bianchi, ci prova ancora da 3, e no, adesso basta, 6 minuti da giocare ancora, entra di gomito pesante e poi Barbisan va a recuperare un pallone,
Spigoli va con il gomitone alto, Sugar sotto per Bianchi che a momenti perde il pallone. Minuto di sospensione 86-53 per i ragazzi di Seregno. Vediamo che cosa ha da dire ancora ai suoi ragazzi. Gli arbitri in mezzo al campo si danno il 5. 5-58, ancora da giocare. 86-53, forse ce la facciamo, Piero, mancano 5 minuti. 14 punti forse riusciamo a metterli, dai. Vediamo se riusciamo a vedere il 100, almeno come regalo di questa ultima partita dell'anno in casa dell'Allianz Bank Rovello. Poi ci ritroveremo intorno al 12-13 di gennaio. Per la precisione, la dottoressa ci aiuta in questo momento. Calma. Con calma, naturalmente. Ritorneremo in campo l'11 di gennaio, una domenica pomeriggio, in casa nostra contro la Cistellum di Cislago, un super derby giocato la domenica. Chissà se Piero potrà deliziarci con le sue riprese, noi ci saremo sicuramente. Riprendiamo, ancora 5.55 da giocare. Gira fuori il pallone Seregno, penetrazione e scarico fuori per il numero doppio zero, Alex Quarry. Sugar, Sugar ancora, Sugar per Federico, scarico, schiaffone sullo scarico di Federico, Mosca e poi Speranza buttata in cielo da De Prati, recupero di Quarry, il pallone per una penetrazione improbabile di Roberto Pigoli. Sugar ancora, Sugar ancora in sottomano, destro sinistro volo e 8-8-5-3. Pronto un altro cambio per i ragazzi di Rovello, facciamo divertire anche Davide Erba. Barbisan contrasta bene il numero 44 Matteo Farina, ma non così bene, e quindi realizza il punto del 55. 8-8-5-5, ancora Federico in mezzo per Barbisan, che subisce una sportellata non indifferente da parte del numero 44 Farina e che va a realizzare il punto del 90. Tiro libero supplementare per Barbisan, che poi andrà a riposare in panca e lascerà lo spazio al super giovane, classe 1995, Barbisan Max. Buono Barbisan, cambio, bravo, bravo Max, rientra Davide Erba. Siamo veramente giovani. Gioca allora De Prati, fuori per il Ricciolo che va quasi bene per Gianotti, chiuso il pallone, ancora De Prati, scarico fuori per Pigoli, Boss, ennesimo rimbalzo di Boss. Sugar 93, ancora, andiamo ancora su, grande rubata e contropiedone di Sugar, grande rubata di Boss, grande forma questa sera di Andrea. Ancora Moscatelli che cerca di rubare, Federico Bianchi, numero 7 resiste alla stoppata di Federico e realizza punto del 57. Ancora Fede Bianchi, abbraccio, abbraccio di del numero 13 Riccardo Bucossi su Federico. Cambio, rientra l'uomo di esperienza numero 12 Mattia Casati, rimessa dal fondo, 15 da giocare. Fede fuori per Mosca, sotto ancora per Fede, fuori per Mosca che ci mette la bombetta corta. Sugar, facciamo spazio sotto per Erba che sportella, va in semigancio, non va,
semigancio di Erba che ha avuto paura di tirare. Ancora un buon, buonissimo anticipo di Federico e poi Bosa recupera l'ennesimo pallone. Trotterella verso l'area, la lascia a Sugar e poi Sportella, ancora Bos, fallo ancora su Sugar da parte del numero 11 Gianotti. Bos in grande spolvero questa sera. Cambio, esce Sugar Del Piero, buona la sua. Ultimi tre minuti per Lollo Lanzi. Ci regala qualche bomba da 8 metri, 8 metri e mezzo. Koboska lo serve subito. Mosca si prepara. Boss. Arresto e tiro di Boss. Un killer questa sera. Sbaglia solo questo. Scarico sotto e molto bene all'anticipo di Davide Erba. Anticipone sul passaggio sotto. Mosca, Mosca per Bosa, ancora fuori, sotto per Gabriele, per Davide. Giochiamo a pallavolo. Cambio ancora per loro, per Seregno, esce il numero 44 Teo Farina e rientra Alex Quarry. Nove tre cinque sette. Forza ragazzi, mancano solo 7 punti, su. Ancora Quarry, curato da Bosche, va a rubare il pallone un'altra volta e poi riconquista la palla. E poi Moscatelli si tuffa, non riusciamo ad aprire subito il contropiede. Lo apriamo per Bos, sotto per Davide Erba e poi prende schiaffi da parte del numero 12. Abbiamo due tiri liberi, ti ha dato degli schiaffi, sei giovane. Rimessa dal fondo, 16 secondi da giocare, fuori per Moscatelli, no, e invece ci facciamo rubare il pallone. 9-3-5-7, sempre 9-3-5-7. Lollo. Boss si allarga, stiamo larghi, arresto e tiro di Boss, subisce il fallo, non fischiato. Sportella Gabriele, Sportella ancora, perde pallone, lo butta a noi, ma noi non siamo giocatori, o meglio lo giochiamo in un'altra categoria, quindi non potevamo prenderla. 1-42, forza Boss. Lollo chiama 4, ancora scarico sotto per Federico Bianchi e poi fallo del numero 13 che ci manda in lunetta. Vediamo, due liberi per Federico Bianchi. Primo libero è buono, secondo libero vediamo se fa solo rete, eccolo lì, solo rete. 95-57, gioca ancora De Prati, sotto un ottimo scarico e un'ottima rubata da parte di Boss, fallo non fischiato a metà campo. Moscatelli cerca la palla, il taglio non va, eccolo qua, fuori per Boss, sotto per Erba e poi fallo, fischiati 3 secondi che non vedevo fischiati da forse 4-5 anni su questo campo. Fischiati 3 secondi a Davide Erba che si è addormentato in area. E allora ultimo minuto di questa partita, ancora Casati in penetrazione su Davide Erba, fallo di Federico Bianchi, secondo, terzo fallo dei nostri. Due tiri liberi,
Mario, cercano qualcuno che asciuga il campo. Lo asciugano i giocatori. Andiamo, mister Marzio. Due liberi per Mattia Casati, solo rete il primo, 5-8, 9-5, buono anche il secondo, vediamo se riusciamo a segnare. Lollo, il bombarollo, fuori per Fede, fuori per Moscatelli che va in penetrazione, Zingarata e poi Federico Bianchi ancora, fallo, il tiro da tre non fischiato, rimessa per i nostri dal fondo. Mancano 39 secondi, 95-59, possiamo restare anche così, che è palindromo questo numero. Lollo, bomba da tre di Lollo, e sì, 98, e abbiamo la possibilità di arrivare sulla tripla cifra, Piero, forse la vedremo, chi lo sa, 98-59, Lollo, ancora Lollo. Ottima penetrazione, poi scarica fuori, passi non fischiati, arresto e tiro in mezzo all'area con uso ottimo del tabellone da parte del coso. Andrea Bosa temporeggia, bravissimo Andrea Bosa, conclude così la partita, 9-8, 6-1 per il basket di Rovello. Amici di Piero da Salorno, ci vedremo sulle nostre frequenze l'anno prossimo, quest'anno chiudiamo con una vittoria, Piero, finalmente, ci vediamo l'anno prossimo, ciao a tutti.